double Uncle Joe, Uncle Joe. Can your horse carry double Uncle Joe? Can your horse carry double Uncle Joe, Uncle Joe? Don't mind the weather if the wind don't blow. A pilot is three in a row. A pilot is three in a row. A pilot is three in a row. Don't mind the weather if the wind don't blow. Benvenuti nel studio di Obiettivo News TV. Oggi alla scoperta di parleremo di un'eccellenza di Rivarolo, l'orto a Rivarolo. Ne parleremo con Chiara Guglielmetti. Benvenuta Chiara. Buongiorno. Allora, l'Orto a Rivarolo è un'azienda agricola con prodotti di qualità, ortaggi, verdura, tutta conduzione familiare. Esatto, noi produciamo ortaggi, siamo in attività da 6 anni ormai e a conduzione familiare, quindi esattamente l'attività l'ha fondata mio fratello e poi siamo subentrate di conseguenza io e mia mamma. Produciamo questi ortaggi stagionali usando principalmente il metodo della lotta integrata, il quale prevede l'uso di funghi, batteri che vanno a colonizzare quelli antagonisti presenti nel terreno. Questo è il motivo per cui ci avviciniamo molto al metodo biologico. Quindi è un metodo totalmente naturale. Totalmente naturale, possiamo dire, esattamente. Una tua giornata tipo, perché comunque è impegnativo, non è impegnativo. Una cosa da poco. Sì, 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 esattamente. Giornata tipo inizia molto presto, in inverno fortunatamente termina un po' prima, in estate no, però sì, è soddisfacente perché vedi crescere le cose che fai tu con le tue mani e per questo motivo siamo molto contenti di questa attività, anche se ci porta via un sacco di tempo nell'arco della giornata. Un modo sano di mangiare, diversi prodotti. Vediamo un video sui prodotti dell'Orto a Rivarolo. Tanto la produzione di ortaggi, ma anche la trasformazione di ortaggi. La trasformazione. Questa è la novità del 2018-2019, perché abbiamo aperto dei laboratori di trasformazione in cui uno prevede il lavaggio e l'altro prevede il confezionamento, la trasformazione e il confezionamento dei nostri prodotti freschi di giornata. Quindi l'esubero,
i prodotti non bellissimi da mettere in vendita, noi li trasformiamo e li usiamo per fare conserve, confetture e la novità assoluta, il prodotto sottovuoto, ovvero tutte le verdure, tagliate, già lavate, tagliate, messe in sottovuoto, talvolta cotte, talvolta crude, in modo che da offrire un servizio in più al cliente. Che non deve star lì a casa a lavare e a tagliare la verdura. Glielo facciamo noi. Esatto. Sì, difatti, tutto pronto, visto che è una vita sempre di corsa per tutti, quindi molto comodo. Oltretutto mantengono anche le vitamine, i sali minerali, tutte le Mantengono le proprietà. proprietà proprio grazie al sottovuoto, perché tutto quello che cuoce non è a contatto diretto con le alte temperature del forno. In questo caso io uso un forno a vapore. E ciò permette di non andare a bruciare le vitamine e le altre proprietà nutritive e di mantenere all'interno del sacchetto del sottovuoto tutti i gusti e i profumi. Quindi quando apriamo questo sacchetto, veniamo avvolti dal profumo naturale del prodotto, ad esempio la carota o la patata, che però fa piacere perché comunque è diverso da quello cotto in metodo tradizionale in pentola. E avete fatto un'inaugurazione domenica scorsa, 25 novembre, alla quale ha partecipato moltissima gente. Sì, siamo soddisfatti, abbiamo fatto questa inaugurazione per far conoscere, anche se siamo in attività da ormai 6 anni, abbiamo fatto l'inaugurazione per far conoscere le nuove attività, soprattutto questa cosa dell'apertura dei laboratori. Siamo stati soddisfatti perché è arrivata molta gente a trovarci, chi ci conosceva già, chi invece ci ha conosciuti in questa occasione e ho visto soddisfazione sia in noi che nei clienti. E abbiamo anche un video sull'inaugurazione, andiamo insieme. Diversi produttori hanno partecipato all'inaugurazione, bella questa sinergia. Sì, abbiamo voluto chiamare degli amici, perché sono soprattutto amici e produttori, quindi aziende agricole, con i loro prodotti per offrire alle persone che partecipavano all'inaugurazione un servizio in più per vedere un po' il tutt'uno, quindi c'era oltre a noi della verdura, c'era anche quella della carne, i formaggi, il vino. Abbiamo visto il cooking show di due nostre care amiche che fanno degli intagli e delle bellissime cose con la verdura, un po' di varietà di cose in modo da distaccarsi dal mondo degli ortaggi e associare anche tutto il resto che è tutto agricoltura, tutto Certo, prodotto buono. molto bello. Oltre ai prodotti, anche un servizio per i bambini, perché siete anche fattoria didattica. Siamo anche fattoria didattica, infatti da poco siamo stati accreditati in Regione Piemonte come fattoria didattica
E questo è un'iniziativa bella perché molte, parlando così proprio con i clienti, con le mamme, erano molto soddisfatte a sapere che avremmo dato questo servizio, perché abbiamo già visto in occasione dell'inaugurazione, durante il laboratorio didattico, c'era anche un laboratorio didattico. I bambini si sono divertiti tantissimo perché scoprendo che il semino parte da terra e parte da sottoterra e spunta fuori formando la fogliolina, per loro è una scoperta entusiasmante, quindi da quello ci sono altre mille cose che piacciono, i bambini vanno a casa e raccontano ai genitori che cosa hanno fatto. Certo, attraverso il gioco i bambini conoscono l'agricoltura e si Imparano. avvicinano alla natura, che è una Assolutamente. cosa davvero Sì. importante. E difatti abbiamo anche qualche immagine sulla fattoria didattica, meglio sul laboratorio didattico e insieme agli esterni delle serre. Vediamo il video. Quindi riassumendo, l'orto a Rivarolo, abbiamo ortaggi con prodotti di stagione coltivati direttamente da voi Da nelle noi, esatto. serre. Quante serre avete? Ne abbiamo 8 per adesso, più molto prodotto coltivato in campo aperto. E poi c'è la fattoria didattica per i bambini, i prodotti che vengono trasformati e Trasformati. venduti per alleviare le fatiche delle casalinghe, Esatto. delle massaie, delle Sì, lavoratrici. esattamente. E allo stesso tempo per mangiare cibo di qualità con le proprietà e E locale. locale soprattutto, sì, perché è un'eccellenza a chilometro zero. Esatto, perché c'è da dire che il cibo che non ha subito i danni di un trasporto, di un lungo viaggio, ha una qualità differente rispetto agli altri. Certamente. Oltretutto, si può proprio venire a vedere quello che si compra, cioè a vedere come è Certo, coltivato, a vedere, toccare con mano, quindi più di così direi basta che è il chiedere. massimo. E siete a, perché diciamolo ai telespettatori dove vi trovate? Siamo a Rivarolo Canavese, sì, in via Bonaudi, e siamo appena fuori dal centro di Rivarolo, quindi in zona super rurale, ma a pochi passi dal centro, quindi è facilmente raggiungibile. E oltre all'azienda c'è, diciamo, il negozietto all'interno C'è dell'azienda, il punto vendita, punto esatto, vendita, esatto, che abbiamo grazie. E visto nel come, video. sì, e come Come orari siamo aperti tutti i giorni, mattino e pomeriggio, e il sabato siamo aperti dalle 8:30 alle 14 con orario continuato. E questa è un po' la caratteristica che ci differenzia un po', perché comunque il prodotto fresco di ogni giorno lo proponiamo, essendo aperti ogni giorno. E è un'agevolazione per chi vuole mangiare, chi ha la necessità di avere le cose dell'orto tutti i giorni in casa, come avere un orto a casa, a pochi passi da certo, casa. un vantaggio non da poco. Grazie per essere intervenuta presso i nostri studi e Grazie a mi voi. raccomando, l'orto a Rivarolo, in strada Bonaudi, a Frazione Cardine, a Rivarolo Canavese. Andate, ve lo consiglio. A presto. Grazie.